Fratelli carissimi, è una parola attualissima, importantissima per tutti noi, perché ci parla della nostra vita, della nostra missione, che in questo tempo, come sempre, ma soprattutto in questo tempo è imprescindibile, è fondamentale. Molti dei primi saranno ultimi, molti degli ultimi saranno primi. È il rovesciamento totale dei criteri mondani. Il Signore ne parla costantemente. Ha rivelato queste cose ai piccoli. Dio ha voluto rivelare queste cose ai piccoli e questo l'ha fatto esultare. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Quante volte parla degli ultimi? Quando parla la Chiesa dice: tra voi non sia così, non sia come il mondo dove si domina. Ma questo che cos'è? Che cos'è quello che dice costantemente Paolo della debolezza? Che è il trono della potenza di Dio, quando dice che Dio ha scelto ciò che è nulla, per ridurre al nulla le cose che sono. Ha scelto chi non è sapiente, secondo il mondo, per ridurre a nulla la sapienza del mondo, eccetera. Che vuol dire? Vuol dire che c'è qualcuno, come la piccola pietra, che ha fatto poi crollare la statua di Nabucodonosor, questo potere che ha il demonio in questo mondo, questo potere che tiene soggiogate le persone, che le seduce con una luce effimera dietro la quale è nascosta la notte della morte, la notte dell'inferno. Questi lupi che si rivestono di agnelli e poi quando ti avvicini ti sbranano. Come può essere svelata, smentita la menzogna del demonio? Come può essere esorcizzato il demonio? La missione di nostro Signore Gesù Cristo è stato un grande esorcismo. Tutto è preparato, tutta la storia e tutta la vita di Gesù è stata una preparazione per la croce. E voi sapete che gli esorcismi, quelli delle persone possedute, si fanno con la croce e con la E con la parola che intima al demonio di tacere, di uscire, però prima è necessario svelare la sua identità, esattamente come fa il Signore. Tu chi sei? Come ti chiami? Svelare i demoni, svelare le menzogne nella nostra vita, nella vita delle persone che sono a noi care, dei nostri figli, della nostra famiglia, nella società dove noi siamo chiamati a vivere, per discernere ciò che è buono e ciò che è cattivo, ciò che viene da Dio da ciò che non viene da Dio. Allora, l'attacco del demonio Adamo ed Eva è stato su questo punto: diventerete come Dio e potete decidere voi che cosa è bene e che cosa è male. Allora dobbiamo convertirci, dobbiamo essere qualcosa di diverso, dobbiamo uscire da questa menzogna, da questa schiavitù, da questa seduzione del demonio, per poter ricominciare a discernere da figli obbedienti che ascoltano e obbediscono la parola di Dio, che cosa è bene e che cosa è male, dove si nascondono i tranelli del demonio. Questa è la nostra vita e non è solo per noi, sennò che è per tutte le persone che sono accanto a noi, per questa generazione, tutte le generazioni. E in questo Vangelo appare questo evidente, perché qui appare la Chiesa libera. Ah, è impressionante, se non sei libero non puoi discernere. Se non siamo liberi, se siamo attaccati morbosamente alle cose, agli affetti, agli idoli, non possiamo discernere. Il nostro cuore è corrotto, il nostro cuore è preso da quella situazione, da quell'affetto. Per questo siamo liberi. San Pietro, quando dice noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, non era in quel momento nessun prete, quello è venuto dopo, importantissimo, ma in quel momento il Signore stava parlando a tutti i cristiani. Questa è una parola per tutti i cristiani, poi i sacerdoti, le suore, eccetera, vivono questo in maniera particolare, diversa, lo fanno presente una vocazione celeste, ma tutti gli uomini, tutti noi cristiani siamo chiamati a questo, a essere liberi. A essere liberi dai soldi, a essere liberi dagli affetti. Chi avrà lasciato per me case, campi, lavoro, marito, moglie, figli, ma che il Signore non è che sta dicendo di lasciare. Che fai, divorzi?
ammazzi qualcuno per diventare prete? Non funziona così. Lasci ciò che dentro di te, o le persone che dentro di te stanno usurpando il posto di Dio, è ben diverso, quelli che ti impediscono di essere uniti a Cristo. Quando la moglie, il marito, i figli, il lavoro, la salute, quello che sia, usurpa il posto di Dio, sei fritto, non hai occhi, non puoi discernere. Dice, che cosa ci verrà in cambio? Cioè, che cos'è che mi viene dato per essere libero, per seguirti, Signore? Siederai sui troni delle tribù di Israele insieme a me per giudicare il mondo. Per giudicare le tribù di Israele e giudicare il mondo. Dice San Paolo, un cristiano giudica tutto, ma non è giudicato da nessuno. Non nel senso del giudizio morale, dice, ah, quello è cattivo, quello è bugiardo, no? Per giudicare, cioè per distinguere il bene dal male, per dire quello non si fa, come fece Giovanni Battista, non ti è lecito prendere e tenere la moglie di tuo fratello, eccetera. Questo a costo della vita, a costo della vita, perché hai dentro vita e vita eterna. Questa è la nostra missione, è importantissima, non possiamo essere come il mondo. E questo dice, è molto difficile che un ricco entri nel regno dei cieli, impossibile poi alla fine, dice il Signore. Cioè è impossibile che se io sono ricco di un criterio, basta un criterio, la mia volontà, i miei schemi, la mia carne, le mie concupiscenze. Se io sono ricco, il denaro evidentemente, sono seduto sulla coscienza, tutto questo usurpa, mi inquina, mi corrompe, io non posso entrare nel regno dei cieli. Bene, noi siamo chiamati a essere questo. Noi siamo chiamati a vivere nella libertà più totale. Dice San Paolo, vivete come sposati, ma come se non lo foste. Ma non perché non ti unisci a tua moglie, non le vuoi bene, no. Ma perché quello non è l'assoluto, quello non può essere un idolo. Io amo mia moglie perché amo Cristo e mia moglie, desidero il suo bene, cioè la salvezza. Così mio figlio, così tutte le persone, così il lavoro. Lo vivo per amare, per portare i soldi a casa, non per me, per ingrossare il mio ego, sennò alla fine. Tutto questo, che è la nostra chiamata, è però impossibile agli uomini, vedete? Cioè io non posso dire voglio essere cristiano, voglio essere prete, voglio... No, sei chiamato o non sei chiamato? Per questo tanti oggi non sono chiamati nella Chiesa, alcuni lo rifiutano. Ci sono alcuni, un resto, e che oggi si sta vedendo che è sempre più esiguo. Non importa, non c'è bisogno di... Se noi prendiamo un campo, non è che devi mettere tutti i semi per coprire tutta la superficie del campo. Ma no, ne metti alcuni. Sale, luce, lievito. Non è necessario chissà quanto lievito, sennò diventa anche cattivo, no? Non si digerisce, è una cosa orribile. Ma questo è impossibile all'uomo. È una grazia. Esattamente come quella che accadde nella Vergine Maria. Le stesse parole. Nulla è impossibile a Dio. Maria, no? Dice... Io la madre di Dio, ma se non sono sposata, se non conosco uomo, ma com'è possibile? Ma di che stiamo dicendo? Lui dice, nulla è impossibile a Dio. E questa è la grande notizia, perché Dio si è fatto carne, Dio si è dato completamente a noi, Dio ci ama, Dio ama ogni uomo, ama il peccatore, ama chi oggi sta uccidendo, ama chi oggi si sta prostituendo, ama chi oggi sta abortendo, ama tutti, ama chi oggi sta divorziando, chi oggi... Ma perché sono schiavi tutti e non conoscono il Signore. E lo rifiutano. Ama te, ama me, si offre a me, si offre a te per liberarci dagli idoli di questo mondo, dalle menzogne, per esorcizzare il nostro cuore, la nostra mente, per farci liberi, per farci passare per questa porta stretta che è la cruna del lago, dove passa soltanto l'umile, il libero, quello che è entrato nell'acqua del battesimo nudo, non cerca più se stesso ed è felice e può dare una parola al figlio, può dare una parola alla moglie, può dare una parola su tutte le cose che succedono, perché è libero, perché non deve rendere conto a nessuno, perché non è legato a nessuno, perché non ha né debiti con nessuno, se non, dice San Paolo, l'amore. Un prete che ha i soldi, un prete o un cristiano che sta lì legato ai soldi, non è credibile, anzi sempre fanno ricatti. Uno che ha un affetto, sempre la moglie, il marito, le cose saranno, per questo i preti devono essere celibi. Non possono avere una moglie, perché sennò l'affetto della moglie, l'affetto dei figli, giusto e santo, lo impedisce, che se lo chiamano alle 2 di notte, di andare, di essere completamente disposto ad amare, no? E a seguire. Ma questo vale anche in fondo per tutti, no? Se io sono legato a qualcosa, non posso amare. E quindi non posso dire la verità. Quindi annacquerò la verità, farò dei compromessi sempre, e poi sarà un macello. Invece no.
Nulla è impossibile a Dio. Può nascere dentro di te il figlio di Dio, può nascere dentro di me il figlio di Dio. Posso diventare un prete santo, sì, può diventare una madre santa, sì, separata cioè dal mondo, e avere dentro la vita eterna. La vita, vita eterna, 100 volte tanto, perché chi è libero dalla moglie ha 100 mogli. No, non è l'arem, no? Ha 100 mogli perché ama la moglie in tutti i suoi aspetti. Lì dovremmo dire miliardi, no? Perché insomma, le donne non è che sono solo 100, eh? Gli ormoni, cambia tutto in un giorno che non sai. Ami tutto della moglie, ami tutto del marito, ma ami veramente, cioè ti doni, non è che cerchi per te. Allora, chi è libero, chi ha lasciato tutto nelle mani del Signore perché il Signore sia tutto per lui, ama infinitamente la moglie, ama i figli, sa lasciarli liberi, ama le persone, non vuole che le persone facciano quello che vuole lui. Un prete non diventa nevrotico perché una persona non lo ascolta, non lo adora, dice la verità e poi dopo prega per lui. Se poi si sputa in faccia e se ne va bene, che posso fare? La libertà, e altre volte anche con i figli, lasciarli liberi fa soffrire vederli soffrire, ma Dio è più potente, Dio saprà condurli. Io ho detto quello che devo dire e poi mi metto a pregare per te. Va bene, tutto questo è l'impossibile che Dio va a fare nella nostra vita, una cosa meravigliosa, capace di giudicare tutto, di vivere questo tempo difficile con questo virus, liberi, liberi, senza paura, perché abbiamo già dentro il centuplo, già abbiamo dentro le primizie del regno dei cieli, questo amore senza limiti che supera la carne e ci fa assaporare quello che sarà nel cielo, una libertà e un amore infiniti, senza corruzione.